abbasso e alecco le canzoni senza patti e soluzioni. La castità non sarebbe più. La verginità non sarebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drecche più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate. I nostri governanti vogliono farci vivere nel migliore dei mondi televisivi. Purtroppo questo paradiso è l'inferno della democrazia. La situazione è sempre più ingarbugliata. La stampa scritta è ridotta sempre più spesso a mero portavoce delle tragedie e delle manipolazioni e la ricostruzione televisiva è sempre più difficile da giustificare. Bisogna allora ancora convincere l'opinione pubblica che la democrazia è dietro l'angolo, dimostrare che esiste una soluzione militare a un problema che invece è preminentemente politico. Allora, per impedire che la dura realtà dei fatti abbia il sopravvento, l'idea è quella di presentare la missione dei soldati americani in Iraq come era già stato fatto per la Seconda Guerra Mondiale con il seguito televisivo del film di Spielberg, Salvate il soldato Ryan. È una formidabile manipolazione che condurrà il pubblico a vedere la guerra attraverso un racconto allegorico. La macchina della propaganda americana aveva già tentato l'esperienza con la storia di Jessica Lynch. Ve la ricordate? La storia delle armi, le sue ferite, la sua prigionia, la sua liberazione. Peccato che fosse tutto falso. Ha finito per confessarlo poi lei stessa, ma era ormai troppo tardi. Oggi assistiamo dunque alla stessa manipolazione in tutte le guerre lanciate dall'amministrazione Bush. La fiction televisiva sembra sostituirsi progressivamente alla realtà del racconto giornalistico. È necessario questo per evitare che l'opinione pubblica si ribelli e che metta sotto pressione i governi che già una volta, per impegnare il loro paese in un conflitto senza uscita, hanno ignorato le proteste della maggioranza dei loro cittadini contrari alla guerra. L'abbiamo visto in Gran Bretagna, ma anche da noi in Italia. I nostri governanti vogliono farci vivere nel migliore dei mondi televisivi. Purtroppo questo paradiso è l'inferno della democrazia. Buonasera. Grazie Lili Gruber. Io auto blu, sangue blu, cieli blu.